Bentornati sul canale. Oggi faremo insieme un semifreddo al caffè, facilissimo, freschissimo ed ottimo sia come dessert che come merenda. Se non siete iscritti al canale, vi ricordo di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Allora, partiamo subito. Vi occorreranno 300 g di biscotti al cacao e 150 g di burro fuso. Se volete potete sostituire il burro con del latte, fino ad arrivare alla consistenza che vedrete nel video. Munitevi di uno stampino da 24 cm e lo ricoprite con carta forno. Ci mettete la base di biscotti, la stendete e la livellate bene. A questo punto lasciatela in freezer per almeno un'ora. Mentre la base riposa, preparatevi due tazzine di caffè che devono essere fredde, quindi magari le fate prima, le lasciate in frigo così saranno belle fredde, perché queste ci serviranno per preparare la nostra crema. All'interno di un contenitore mettiamo le due tazzine di caffè, che devono essere senza zucchero, mi raccomando, e ci mettiamo 250 g di panna da montare. Se volete potete utilizzare anche la panna fresca. A questo punto io unisco anche 100 g di latte condensato, che renderà la nostra crema molto più cremosa, visto che andrà congelata. La mescolo con una spatola per non smontare la panna e la vado a versare sulla mia base, che ormai avrà riposato e si sarà completamente raffermata. A questo punto, per decorare, potreste utilizzare dei chicchi di caffè o, se non vi piacciono, come faccio io, utilizzo del cioccolato tritato finemente. Lo lasciamo un paio di ore in freezer fin quando si sarà completamente raffermato, dopodiché il vostro semifreddo è pronto per essere mangiato. È una delle mie ricette preferite dell'ultimo periodo perché ricorda tantissimo la coppa del nonno, che io da piccola mangiavo a non finire. Era uno dei miei gelati ed è uno dei miei gelati preferiti in assoluto. Allora ragazze, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un like e un commentino qui sotto. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!